Bene, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar in diretta di aggiornamento del mio portafoglio azionario 100% Italia. Come al solito sono sempre molto emozionato nel fare questo tipo di eventi in diretta. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui questa sera, vi siete liberati per questa sessione, questo mi rende molto, molto orgoglioso e soprattutto vedo che alcuni di voi stanno già interagendo qui in chat, quindi datemi un feedback audio-video gentilmente se mi vedete e se mi sentite correttamente. E questa sera, come già sapete, condividerò con voi l'andamento del mio portafoglio azionario in questo mese di maggio. Andremo sui grafici, andremo sulla piattaforma, sul conto appunto del broker Directa, il conto mio personale, dove appunto investo i capitali che posso permettermi di investire e non i capitali che posso permettermi di perdere, come alcuni di voi mi hanno fatto notare che in giro in rete si dice. Ricordatevi, dovete investire il capitale che potete permettervi di investire, perché così facendo gestite le cose in maniera molto molto più tranquilla, molto molto più serena, andando ad evitare l'azzardo, l'azzardo morale. Allora, bene, la chat scorre, rompiamo un po' il ghiaccio. Allora, vi siete iscritti in 48, meglio, vi siete iscritti molti di più, ma solo 48 di voi hanno avuto l'accesso, perché qui si ha sempre a che fare con persone estremamente serie, quindi molto molto bene. E quindi fra un po' entreremo nel vivo. Vi sto chiedendo in chat, o meglio, ho fatto partire un sondaggio, vedo che un 54% di voi ha già partecipato al mio webinar di aggiornamento, quindi bene, il restante 56%, il 46% dice che è la prima volta, quindi sono molto molto contento, sono molto onorato di fare la vostra conoscenza. Ovviamente voi sapete come sono fatto, sapete chi sono, io molti di voi non li conosco fattivamente, però già il fatto che siete qui questa sera per me significa parecchio. Allora, togliamo questo primo sondaggio, faccio partire un secondo sondaggio in cui vi chiedo, ovviamente sono sondaggi anonimi, rispondete se vi va. Vi chiedo in questo momento com'è il tuo portafoglio azionario. Bello carico, in forte gain, tranquillo, sto alla finestra. Al momento sono totalmente liquido quasi, un disastro, sono in forte perdita. Ripeto, sondaggio anonimo, sarà mai giusto per capire che tipo di utenza ho qui dinanzi a me questa sera, anche per poter eventualmente fare alcuni approfondimenti di stampo didattico, comunque formativo, senza appunto nulla togliere a quello che è il clou principale di questa serata, ovvero condivisione dei grafici. Ci mettiamo belli tranquilli, rilassati, prendete qualcosina da sgranocchiare se ne avete voglia, e soprattutto rimanete fino alla fine, perché ho detto che siete in 48 iscritti, ma solo 3 di voi potranno aderire, potranno approfittare della proposta riservata che appunto ho ideato per voi che siete qui questa sera al webinar. Proposta riservata che vi consentirà di entrare nel mio circolo del giovedì per investire al mio fianco da qui fino a fine anno, una volta a settimana, ad un prezzo che, insomma, che vi dirò più tardi. Ok? Quindi adesso diamo un'occhiata al sondaggio. Allora, il 53% di voi dice che è un portafoglio bello carico in forte gain, un 46% dice che, insomma, è tranquillo, sta un po' alla finestra, nel senso che opera, non opera. E questo è un po' un peccato, perché stiamo avendo comunque un mercato ancora fortemente rialzista su alcuni settori. Ora vedremo quelli che sono i titoli che rappresentano appunto questi settori più forti, perché io, come ben sapete, tendo ad investire sulla forza, quindi di conseguenza i titoli più importanti, più forti, più robusti, più diciamo ben voluti dal mercato da mesi, trimestri, anni a questa parte, sono attualmente nel mio portafoglio azionario, e ovviamente una bella fetta è composta ancora da bancari. Quindi mi fa piacere vedere che nessuno di voi ha un portafoglio disastrato o in forte perdita. Quindi chiudiamo anche questo sondaggio e passiamo all'ultimo e poi entriamo nel vivo. Quindi vi chiedo sinceramente quanto siete soddisfatti della vostra operatività. Molto, investite con metodo, profitto e con serenità.
insomma, è sempre un io speriamo che me la cavo, oppure non saprei, non ho tempo di pormi questo tipo di domande, e invece bisogna porsi questo tipo di domande, specialmente se il vostro modo di investire non vi rende soprattutto serini. Allora, nel frattempo che rispondete al sondaggio, ciao Stefano, ciao Claudio, ciao Lello, ben trovato, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Giulia, un altro Marco, anche stasera la saga di Marco, ciao Massimo, ciao Gaetano, ben trovato, buonasera Sergio, c'è anche Claudio, ben ritrovato, e anche a te Roberto. Quindi, perfetto, siamo circa una trentina in diretta, quindi direi che possiamo entrare nel vivo. Allora, qui la situazione si fa un po' decisamente più interessante, perché più della metà di voi dice, insomma, è sempre un io speriamo che me la cavo, della serie si investe un po' per sentito dire, leggendo i forum, andando un attimo a chiedere cosa ha fatto il vostro, come dire, fidato, che ne so, consulente, piuttosto che, insomma, vedo che c'è un po' da lavorare per metà di voi, siete nel posto migliore in assoluto, perché io vi farò vedere come investo, come sto gestendo i miei capitali in questo periodo, e quindi spero di trasferirvi poi anche un po' alla volta, di instillarvi ogni tanto dei dubbi sulla vostra operatività e soprattutto di trasferirvi delle competenze così gratuite che possiate mettere appunto all'opera sin da subito. Allora, entriamo nel vivo. Vado a condividere lo schermo. Innanzitutto, per coloro che sono nuovi, magari che si sono iscritti al webinar, ci sono tantissime persone nuove a questo, più della metà sono nuovi contatti, nuove persone, quindi ripeto, è un piacere per me avervi qui. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e date un'occhiata a questo primo video che è home page, così, insomma, non sto qui questa sera a tediarvi con chi sono, è perché posso sicuramente esservi d'aiuto. Trovate un sacco di contenuti gratuiti e soprattutto andando nella sezione degli investimenti azionari trovate appunto l'andamento storico di questi appuntamenti. C'è la sessione di aprile, c'è la sessione di maggio, insomma, di marzo scorso, quindi ho deciso qualche mese fa di rendere questo appuntamento mensile, quindi una volta a fine mese, con chi ha piacere di condividere un paio di ore al mio fianco, siete assolutamente i benvenuti. Allora, bene, quindi quest'ultimo sondaggio è un 50-50, molti sono soddisfatti, altri insomma, io speriamo che me la cavo, quindi parlerò maggiormente a voi, che ve la dovete cavare senza speranze, perché in borsa con le speranze non si va mai, non dico mai da nessuna parte, non si va troppo lontano, e ovviamente il nostro obiettivo è quello di rimanere quanto più a lungo sui mercati azionari, nel senso che dobbiamo avere cura dei capitali che investiamo, in questo caso in azioni, perché ovviamente il nostro obiettivo, almeno il mio obiettivo personale, è quello di allocare in maniera ottimale il mio capitale a seconda di quella che è l'unica cosa che conta, ovvero la volontà del mercato. Allora, questo è il mio portafoglio complessivo. Al momento ho 13.282 euro investiti con un ritorno del 22,5%, non sono guadagni ancora contabilizzati, perché ovviamente finché non si vende l'azione non possiamo né incassare il guadagno, tantomeno incassare la perdita. Ho ancora un po' di liquidità con la quale magari andarmi a divertire nel mese di giugno, e quindi questo è lo spaccato globale. Allora, sono alcuni titoli che sono in tripla cifra, tra cui Banco BPM ancora più 109, e anche UniCredit più 112%, altri sono in lieve perdita. C'è stata una new entry proprio quest'oggi su Danieli, ho effettuato un investimento long da gestire su un quadro grafico mensile con il 3% del mio capitale, prezzo medio di carico 37 e 22. Danieli è un titolo interessante, è un titolo ancora forte, io ho preso profitto qualche settimana fa, il 14 di maggio, con un gain circa del 22-23%, grosso modo, ero entrato con 300, sono uscito con 380, perché comunque ho effettuato una SOCI, quindi ho iniziato a entrare nel mio mood. SOCI, ovvero scelte operative in condizioni di incertezza. Della serie ero talmente tranquillo di quello che stavo
generando sul titolo Danili, qualunque cosa sarebbe accaduta dopo non mi avrebbe fatto né caldo né freddo, quindi ho preferito prendere profitto ripromettendomi che dinanzi a un nuovo segnale di forza che avesse appunto portato il titolo su nuovi massimi storici, io sarei entrato in posizione calmirando appunto il capitale al 3%. Quindi money management, importantissimo, scelta di titoli altrettanto importante. Ora, vi ho fatto osservare il portafoglio globale, però avrà più senso in questo sviluppo di questo webinar poi andarci a concentrare su quelle che sono le clusterizzazioni di investimenti mensili, trimestrali ed annuali, ok? Quindi arriveremo fra un attimo. Innanzitutto ci tenevo particolarmente a allora vediamo un attimo, apriamo un po' performance mensile e poi andiamo sui dividendi. Ok, perdonate, ma questi webinar ho una scaletta da seguire, però vado particolarmente a braccio. Però la cosa importante per voi che siete qui in diretta è che se avete domande, dubbi, curiosità, utilizzate questo tempo a vostra disposizione per interagire con me. Ovviamente non mi chiedete analisi on demand, non ne faccio in queste sessioni, però se siete interessati ad approfondire alcune dinamiche sui dei miei protocolli operativi, come scelgo i titoli piuttosto che cosa fare, vabbè, cosa fare in questo periodo lo saprete fra un attimo, ovvero mantenere comunque le posizioni aperte, approfittate, la chat è a vostra disposizione. Quindi dicevo, maggio, mese di dividendi, ho incassato un po' di dividendi a questo giro, come mi auguro parecchi di voi. Sono allora, apriamo questo prospetto qui che praticamente tengo riservato solo per i membri del circolo, però visto che questa sera comunque si parlerà anche del circolo, è giusto che vi iniziate un po' a assaporare, no? A testare cosa significa investire al mio fianco sotto la mia guida. Allora, da inizio anno 328 euro dividendi netti, sono circa il 2,3% netto del capitale investito. Questo è l'importo di dividendi incassati da inizio anno ad oggi, e i dividendi unitamente a alcune posizioni che ho chiuso in buon gain, una su tutte d'amico, questi stacchi cedolari più questo gain mi ha consentito comunque di azzerare le perdite ottenute da inizio anno, ok? Quindi questo è il mio storico, molto semplice ragazzi, un foglio numbers giusto per avere traccia dell'operatività. Quindi ad oggi la mia performance netta è dell'1,6%, ovviamente sulle posizioni chiuse e sui dividendi incassati. Questo per dirvi che tutto questo popò di roba che ancora è a mercato non può essere ancora appunto contabilizzato all'interno di questo foglio di numbers. Quindi sono più che soddisfatto, specialmente perché sto gestendo alla fine questa fase del mercato, così come anche i mesi precedenti, semplicemente seguendo quelle che sono le indicazioni che provengono dai quadri grafici Echinasci. Ora, io non so la vostra familiarità con i grafici Echinasci, però vi assicuro che già questa sera andrete via con qualche tips, qualche informazione in più che vi farà abbandonare tutte magari le vostre fisime o comunque tutte le vostre ideologie legate all'analisi dei bilanci, piuttosto che ai pattern del candele giapponesi, piuttosto che bisogna comprare, no? Quando scorre il sangue, no? Se tutti comprano quando scorre il sangue, io mi chiedo, ma quando i mercati invece salgono, chi cazzo compra? I scemi? Eh no, comprano coloro che sanno che se vogliono guadagnare dall'incremento del prezzo, l'unico modo per farlo è comprare quando i prezzi salgono. O no? Vabbè, piccolo inciso, diciamo, questo è il mio pensiero semplice, puro e limpido. Quindi, dal mese scorso a questo mese, vediamo cosa è accaduto. Ok, quindi questo mese di maggio ho generato una performance negativa di 6,20 euro, grosso modo, vediamo un po' causata da cosa. Allora, tre vendite in perdita su Helen, Safilo e Danili, Helen e Safilo, Danili invece ha compensato le perdite, mentre San Lorenzo, che ultimo titolo più recente venduto appunto il 20 maggio, su questo titolo c'è stata una rottura di uno squeezed pattern, un pattern di congestione che vedremo fra un attimo. Ecco, San Lorenzo è un titolo che tenevo d'occhio da parecchio tempo insieme ai clienti del circolo, sono entrata la rottura
dopo appunto un importante impulso rialzista, però complice anche lo stacco cedolare, il titolo ha delineato una candela di incertezza, lì dove c'è incertezza preferisco non avere i miei soldi, quindi è stata un'operazione rapida, veloce, però che ho effettuato seguendo in maniera che disse qua alla lettera i miei protocolli operativi. Quindi San Lorenzo comunque è ancora nel mio purgatorio, ecco. Iniziate a prendere dimestichezza, ora che andremo sui grafici sarà tutto più chiaro. I purgatori sono quei desk della Visual Trader dove mantengo dei titoli per in stretta osservazione per osservare appunto l'evoluzione, quindi sono quei titoli più papabili tra gli altri per entrare nel mio portafoglio azionario. Quindi diciamo che tutto sommato maggio è stato un mese in cui hanno fatto da padrone i dividendi. Fatemi sapere in chat, voi avete incassato cedole, avete incassato dividendi, che tipo di approccio avete sui dividendi? Ecco, cerchiamo di rendere queste sessioni bidirezionali, non mi piace mai fare troppi monologhi, lo so che siete qui per starmi a sentire, però è anche bello che io conosca qualcosina in più di voi, specialmente perché tra di voi, così come è accaduto ad aprile, così come è accaduto a marzo, ci sono papabili persone che entreranno nel circolo già a partire da questa settimana, al massimo, sì, da questa settimana, perché la tariffa segreta della quale vi parlerò, la proposta segreta riservata della quale vi parlerò fra un attimo, ha valenza fino a questo venerdì. Va bene? Quindi, se vi va, utilizzate la chat per farmi sapere. Io vi dico, i dividendi sono un premio, sono un riconoscimento in più che la società, l'azienda vi dà per aver creduto nel loro business, indipendentemente se voi siate analisti fondamentali o grafici, semplicemente se avete un titolo in portafoglio, perché comunque qualcosa di concreto è scattata nella vostra operatività e quindi il titolo è entrato in portafoglio. Io sono per, come dire, il doppio, l'obiettivo è la doppia profittabilità su un titolo, quindi la profittabilità data dal mantenere il titolo quanto più a lungo possibile fino a prova contraria per ottenere un gain dall'investimento in conto capitale. Se in più insieme al gain viene incassato un dividendo, doppia gioia, doppia libidine, e quindi bene così. Io personalmente i dividendi tendo a togliere dal conto e magari mi gratifico, mi compro qualcosa, insomma non lascio i dividendi sul conto di investimento, mentre i profitti li lascio sul conto perché comunque il conto è ancora piccolino e quindi il mio obiettivo ovviamente è farlo crescere con anche, ovviamente oltre con dei bonifici che periodicamente invio, anche con le performance che riesco ad ottenere mettendo in campo la mia operatività. Quindi Stefano, non casi diversi, ottimo. Bene, Roberto, con i dividendi ho riempito il salvadanaio e i titoli ripartono. Perfetto, perfetto. Cedole incassate, titoli. Ok, ottimo. Ciao, ciao Carlo, ben trovato, ben ritrovato. Bene, quindi so che, ecco, una piccola precisazione, so che c'è un po' di delay fra quando vi faccio le domande e quando poi arrivano le risposte. Tenete conto che quando sono sui grafici, quando condivido lo schermo, non ho la chat sotto mano. Quindi se sono delle domande cercate di essere quanto più sintetici, ma chiari, più chiari possibile. Allora, questo era un po' un cappello introduttivo. Ora, che ne dite? Direi che possiamo andare sui grafici. Ora, io darò ovviamente un po' di cose per scontato, signori, nel senso che, ripeto, non è un webinar didattico questo. Vi mostrerò i grafici e chi nasce, cercherò di spiegarvi le motivazioni che appunto mi stanno, spingendo a mantenere alcune posizioni. Imparerete anche a prendere confidenza con alcuni colori che contraddistinguono alcuni grafici e soprattutto ecco, ne approfitto per ricordarvi che chi di voi fosse interessato ad avere un mese gratuito di prova della Visual Trader che vedremo questa sera all'opera può richiederlo andando semplicemente su fabiobrigia.com/visualtrader. Vi lascio il link qui in chat. Ovviamente è una possibilità che diamo a coloro che non hanno mai fatto uso della Visual Trader, avrete un mese gratuito di dati in tempo reale e anche in differita. Va bene? Bon, quindi in questo modo, così, prossima volta, eventualmente, venite anche con la Visual Trader attiva, così riuscite a seguire passo passo quello che io faccio. Allora, silenzio adesso. Partiamo con l'analisi grafica. Andiamo ad osservare come si stanno comportando i titoli che ho sul portafoglio a gestione mensile, come si stanno comportando in questo mese di
di maggio. Allora, i titoli che sono presenti nel portafoglio sono Banca Generali, Banca Ifis, Banca Mediolanum, D'Amico, Danieli, come ho detto, New Entry, Generali Assicurazioni, Intesa San Paolo, MAR, Saipem e Siri Industrial. Allora, qui vedete ovviamente degli importi differenti perché a seconda delle mie decisioni discrezionali, ovviamente anche a seconda di dei protocolli che vengono rispettati o meno, decido di investire il 3, il 4, il 5% sui titoli che entrano nel mio portafoglio. Solitamente in passato investivo anche il 2% su alcuni titoli, però il 2% mi sono riservato di dedicarlo solo ai titoli che gestisco sui quadri grafici annuali, perché ricordatevi, più siete esposti, più a lungo siete esposti, meno più a lungo siete esposti al mercato, meno dovreste essere capitalizzati sul mercato. Chiaro, quindi con time frame mensili e trimestrali si può anche investire il 5%, fino al 5% del vostro capitale su singoli titoli, mentre sull'annuale tassativamente massimo il 2%, anche se l'annuale è un time frame che, insomma, sto facendo il pari e dispari, se continuare a utilizzarlo meno, magari slitterò al semestrale, vediamo, sono in continua fase di studio, però senza una gestione annuale al momento magari non potrei, no, sicuramente l'avrei ottenuto uguale, perché se guardate i quadri grafici mensili o trimestrali di Unicredit, di Banco BPM, sicuramente il 110-112% che vi ho fatto vedere prima sarebbe stato sicuramente possibile ottenerlo semplicemente seguendo semplici strategie gestionali. Alcuni di voi presenti qui questa sera sono in tripla cifra su qualche titolo, fatemelo sapere in qui in chat. Ovviamente non è una domanda pretenziosa, è semplicemente per farvi capire che con le giuste conoscenze, semplicemente anche con il giusto approccio all'investimento, chiunque è qui questa sera ha tutte le carte in regola, mercato permettendo, di ottenere e gestire delle semplici, dei semplici investimenti che possono generare anche delle triple cifre percentuali, dove non necessariamente la prima cifra della tripla deve essere 1. Tempo fa ho avuto anche in portafoglio Siri Industrial che ha generato anche un più 200%, però ecco, ripeto, serve un mercato che consente di ottenere queste performance e serve poi anche la vostra abilità e soprattutto la vostra tranquillità nel gestire certi tipi di situazioni. Vittorio, non ti scusare, so che siete comunque persone molto impegnate, però il fatto che voi riusciate a liberarvi lo apprezzo veramente tanto. Ovviamente dallo stesso link con il quale vi siete collegati in diretta, per tutti è possibile rivedere la sessione in registrata. Quindi facciamo parlare i grafici adesso. Allora, Banca Generali, regolare amministrazione, titolo fluido, titolo liquido, titolo che è comunque un tiro di schioppo dai massimi storici. Io sono entrato di recente su questo titolo, infatti la performance che vi ho fatto vedere poc'anzi è abbastanza contenuta, in questo caso in perdita. Il titolo comunque ha staccato anche la cedola, quindi bene così. Regolare amministrazione, non c'è alcun tipo di precauzione da prendere, si gestisce tenendo il titolo in portafoglio, anche perché abbiamo uno stop grafico naturale ottimizzato, uno stop grafico naturale puro in questo caso a 34,54, quindi direi che regolarissima amministrazione. Stesso discorso per Banca Ifis, stesso discorso per Banca Mediolanum, così come per D'Amico. Guardate, vado un po' più rapido perché comunque alla fine è giusto che voi sappiate cosa osservare. Okay. Lì dove le candele sono verdi, fluide, lineari, qui siamo su time frame mensili, signori, vuol dire che c'è forza, vuol dire che comunque l'unica cosa da fare è gestire la posizione senza fasciarsi la testa prima che si rompa, senza andare a cercare uno stop lì dove non c'è. Quando avete candele così belle, pulite, verdi, chiare, semplici e soprattutto direzionali, l'unica cosa che potete fare è andare avanti e stop, senza chiedervi, sì, ma cosa dovrei fare se il titolo... Allora, se il titolo dovesse iniziare a scendere, signori, lo vedrete sulla candela. La candela si inizierà a sporcare, perfetto, quello sarà uno stop grafico naturale puro,
da tenere a mente per il mese entrante. Ma ricordatevi, non è detto che gli stop grafici naturali poi vengono presi, eh? Ok? Banca Mediolanum. Regolare amministrazione anche qui, abbiamo detto, anche da Amico. Allora, su D'Amico c'è un qualcosa che può un attimo preoccupare, ma ripeto, è giusto un eccesso di zelo. Abbiamo una lunga coda superiore, siamo sui massimi pressoché a tanti anni. Il titolo si è riportato su livelli che non si vedevano dal 2011 addirittura, signori. Per me questo è un segnale di estrema forza rialzista del titolo. Quello che un po' non convince è il fatto che il titolo, pur avendo dato un allungo, adesso è ritornato sotto i 7 euro. Abbiamo avuto 7,86 come massimo questo mese. La posizione va gestita. Abbiamo uno stop grafico naturale puro sui minimi del mese scorso a 6,09 euro. E diciamo che al momento siamo parecchio lontani comunque da questo livello di prezzo, considerando anche il fatto che fra 3 giorni chiude il mese di maggio e quindi avremo dei nuovi quadri grafici poi da dover contemplare. Quindi considerate questa, ecco, questa è una cosa importante, signori e signore. Considerate la sessione di questa sera come praticamente un vivere, ciò che io faccio di solito ogni giovedì all'interno del circolo. Quindi ripeto, non è una sessione didattica, io mi incontro con i miei clienti, i miei, come dire, fedelissimi. Ci sono alcune persone che sono nel circolo da 2 o 3 anni, altre sono entrati in corsa negli ultimi mesi, quindi andiamo ad osservare l'andamento del portafoglio dal punto di vista grafico e gestiamo le posizioni che sono presenti al suo interno e ci mettiamo nelle condizioni di essere pronti per l'ingresso su altri titoli che sono presenti nei purgatori. E se ce la facciamo, magari andremo anche a dare un'occhiata qui per vedere quali titoli ho messo sott'occhio da qualche tempo. Quindi, regolare amministrazione. Anche su Danieli, titolo è entrato da poco, non ci sono stop grafici naturali, vedremo come si evolverà la situazione, però ecco, qui magari uno potrebbe dire, vabbè Fabio, se hai detto poco fa che fra qualche giorno abbiamo i nuovi quadri grafici aggiornati a giugno, perché tu sei entrato in corsa qualche giorno prima della chiusura del mese? Una domanda estremamente legittima, alla quale rispondo in maniera molto molto schietta. Allora, quando un titolo è sui massimi, può essere imprevedibile l'impulso che avrà nel bene o nel male, no? Quindi Danieli, io già lo tenevo d'occhio sui 35 euro, ha fatto i 36, ha fatto i 37, per me non è un problema entrare in corsa, il problema è quando invece, pur avendo avuto il segnale d'ingresso, io rimango troppo attendista. Allora, siccome Danieli non è un titolo che mi fa impazzire, sono sincero, però il 23-24% di profitto me l'ha dato quest'anno, quindi ho preferito entrare quest'oggi proprio perché il titolo aveva dato un nuovo segnale di aggiornamento dei massimi. Chiaro? Quindi io devo entrare nell'ottica che quando il mercato spinge i prezzi verso l'alto vuol dire che, diciamo tra virgolette, è un termine orribile, però crede in quel titolo, quindi altrimenti spingerebbe i prezzi verso il basso. No, non mi sembra che il mercato abbia premiato titoli come Banca MPS, titoli come ogni tanto escono fuori le Tisca. Ieri ho fatto una consulenza con un cliente, ho saputo che Tisca ha cambiato nome, si chiama Tessellis, qualcosa del genere, ma non mi sembra che chi ha comprato Tiscali o Banca MPS piuttosto che Mondo TV, piuttosto che ne so, Fincantieri negli ultimi 10 anni abbia guadagnato. O sbaglio? Invertite le cose. Magari chi invece ha comprato titoli che sono saliti nel tempo, o comunque chi si è posizionato long sulle Diasorin, sulle Campari, sulle Amplifo, sulle Repli, sulle multi online e su tanti altri titoli, beh, sicuramente avrà avuto delle probabilità molto più elevate di trarre dei profitti senza far nulla, cioè semplicemente entrando in posizione sulla forza. Chiaro? Quindi, signori, quando inizierete a ragionare in questo modo, mi rivolgo al 50% che ha scritto prima che gli investimenti sono sempre un vabbè, io speriamo che me la cavano. Beh, iniziate a darvi delle regole. La prima regola è fondamentale: money management, ferro, ok? Da lì non si scappa. Il money management è l'unico approccio, il money management corretto e oculato è l'unico approccio che vi salverà le chiappe e vi consentirà di gestire in maniera serena anche delle perdite, ok? Se voi appena vedete un titolo che scende del 3, 4, 5%, iniziate a non capirci più niente
e l'unica cosa che volete fare è chiudere la posizione, signori, state sbagliando tutto. Un 5 meno 5, meno 7, meno 10. Cosa volete che sia dinanzi a un titolo che potrebbe crescere del 100, del 120, del 150%? È normale che questo rialzo prima o poi rallenterà. Non sto dicendo che avremo un crollo, sto dicendo che sì, è probabile che rallenterà, ma non voglio sapere né quando e neanche mi interessa saperlo, anche perché si parla di cali dei mercati, dai, siamo seri, si parla di un calo dall'anno scorso, signori. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, sotto mesi, che c'è gente, lo so perché conosco voi e conosco anche chi non è qui questa sera, c'è gente che non è entrata in corsa, non è entrata su un mercato crescente perché crede alle favole, no? Alla favola che bisogna comprare i tracciamenti e che un titolo quando sale troppo, io mica che sono lo scemo che lo compro sui massimi perché il cerino, no? Poi io aspetto che vado a fare il ritracciamento di Fibonacci, no? Vado a controllare il fair value del titolo è il 30% più in basso di quello che prezza il mercato, quindi io ho i miei bilanci, ho i miei dati. E buonanotte al secchio, i titoli partono, fanno delle performance assurde e la gente rimane fuori e poi compra quando il mercato inizia a scendere, pensando di essere più furbi, ma semplicemente non lo sono perché si sono dimenticati di dare conto al prezzo. Se il prezzo sale e siete in posizione, guadagnate. Se il prezzo scende, siete in posizione, dovete intervenire nella gestione. Carlo, vengo dal mondo cripto come prima esperienza. Allora, a te non è roba di io speriamo che me la cava, io speriamo che rimane qualcosa sul conto. Ovviamente si scherza, dipende anche da quando si è entrato sulle cripto, ovviamente chi ha preso il bull run negli ultimi anni, beh, soldi li ha fatti. È sempre un fatto, signori, di io devo avere una strategia replicabile. Se investo con le botte di culo, con la fortuna, non è che il colpo di fortuna è replicabile. Mi sarete d'accordo, spero, no? Cioè, non è che capita una volta, ma poi tutte le altre volte, come si gestisce un investimento nato in maniera fortunosa, in maniera fortuita, ecco, dovete essere pronti a rispondere anche a questo tipo di situazioni. Chiaro? Quindi, torniamo sui grafici. Poi, per carità, nessuno si sente offeso, nessuno si sente accusato. Io esprimo semplicemente il mio parere. E vi confesso che sono parecchio dispiaciuto quando io non faccio tante consulenze, ne faccio giusto due o tre al mese per scelta, però mi spiace parecchio quando vengono persone che poi diventano i miei clienti dicendo: Fabio, io ho perso svariate decine di migliaia di euro perché andavo sui forum e compravo quando i titoli scendevano e non sapevo come gestire. La cosa che accomuna tutti coloro che poi rimangono i miei clienti, diventano clienti, entrano nel circolo e che capiscono che hanno operato senza un metodo. Io dico semplicemente, nel momento in cui voi prendete consapevolezza del fatto che dovete cambiare qualcosa, siete già messi meglio del 90% di chi sta lì fuori. Se invece imperterriti, date la colpa al mercato perché è il mercato che ha manipolato e non mettete mai in dubbio il vostro approccio agli investimenti, vuol dire che io e te in questo caso non è che avremo chissà quanto da spartirci, chiaro? Quindi imparate a fare le cose semplici, imparate a tenere un portafoglio snello, pulito, gestibile, ok, gestibile, e soprattutto anche se avete 100.000 euro da investire, se siete alle prime armi, partite con poco, fatevi le ossa, fatevi l'esperienza, fatevi le vostre statistiche e poi man mano che i risultati arrivano aumentate l'esposizione. Meglio sbagliare con 1.000 piuttosto che sbagliare con 100.000. Penso che questa sia una cosa assolutamente assolutamente condivisibile. Comunque, piccolo inciso, tutte queste tematiche sono comunque trattate nel bootcamp, quindi chi fosse interessato, sentitevi con Fede, che ha avuto il piacere di sentire ognuno di voi, o comunque tutti coloro che erano nuovi quest'oggi, chiedete lumi sul bootcamp. Allora, andiamo a vedere altre situazioni interessanti. Generali assicurazioni, regolarissima amministrazione. Qui il titolo è incassato, ha staccato la cedola, piccolo gain, però alla fine già è un miracolo che Generali si sia mossa. Guardate qui c'è stato un netto spostamento verso l'alto del baricentro operativo, ma il titolo si è impiegato decenni per uscire da questa area opprimente. Quindi, Doji, ci eravamo messi belli appollaiati,
in questa fase del mercato un nuovo impulso rialzista oltre i massimi precedenti, si entra su generali assicurazioni senza saper nulla, senza, come dire, curarmi personalmente delle notizie che escono, perché sinceramente tempo da perdere dietro alle notizie io non ne ho, e pur avendocelo voglio impiegarlo in maniera differente. Intesa San Paolo, che dire, più 23,55%, regolarissima amministrazione, c'è un bel inviluppo rialzista. Segmento dei bancari, signori, ancora tonico, ancora forte. Io mi auguro che voi siate ancora in posizione sui bancari e che non li abbiate venduti perché qualcuno vi ha spaventati. Ma spaventati nel senso che vi ha spaventati. Perché non c'è cosa peggiore di dare retta a cialtroni, di dare retta a gente che non sa, o gente che magari pensa di saperne più di te, però loro non investono, no? Dicono, ma dai, hai fatto il 5%, ma anche 5% rende più del BTP, ma sei stato un fortissimo, ma che vendi e liquida, dai, cioè non rischiare di perdere quei quattro spicci che hai tirato su. E questo è l'approccio, signori. Sui titoli in guadagno, sui titoli in perdita, invece, teniamoli lì. Per decenni, magari non è il caso di alcuni di voi, ci mancherebbe altro, però me lo auguro, mi auguro vivamente che se vi siete sentiti tirati in causa, prendiate questi moniti, queste critiche come critiche costruttive. Allora, signori, regolarissima amministrazione, Marro, questo è un titolo che sta dando un po' di turbolenza. Allora, facciamo un bel giochino. Togliamo un attimo lo sfondo rosa. Allora, confrontiamo Mar e Intesa San Paolo. Ok? Andiamo a ampliare un po', va bene? Allora, ok. Allora, guardate qui. Qui abbiamo un trend rialzista, candele pulite a prova di bambino. Se voi prendete un bambino di 3 anni e dite quale titolo è più, sta salendo meglio secondo te, lui ti dirà sicuramente questo, che giustamente candele verdi, qui si tiene la posizione. Riuscite a osservare la differenza che c'è fra questa tipologia di inviluppo rialzista e questo pattern grafico contestuale? Cioè, riuscite ad osservare che queste candele sono candele nettamente differenti da queste, e soprattutto che l'ultima candela, quella del mese di maggio, è una candela che non ha un corpo centrale stiso, ma ha un corpo centrale compresso. Ma signori, la grande novità, la grande verità è che se voi siete in grado di cogliere questa differenza, siete in grado perfettamente di gestire qualunque situazione in maniera tranquilla, in maniera serena, senza aver bisogno di null'altro che un semplice grafico. Perché qui, in Intesa San Paolo, il mercato si dice che c'è ancora pressione rialzista. Su Mar, invece, io sono entrato personalmente il mese scorso, ok? Rottura, dei 12,40€. Su per giù, era quello il prezzo medio di carico. Poi, titolo comunque staccato la cedola, c'è stata una respinta dei prezzi da questo supporto, quindi ricordatevi, non si comprano mai i supporti, ma si comprano le reazioni dai supporti. Quindi iniziate a prendere, createvi la vostra rubrica, no? Modi di dire di Fabio Brigida, soci, scelte operative in condizioni di incertezza, non si comprano i supporti, bensì le reazioni dei supporti. Quando un titolo sposta verso l'altro il baricentro operativo è una grande festa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui c'è stato un impulso rialzista che però al momento sta dando un po' di... sta, come dire, generando un po' di... non dico di apprensione, ci mancherebbe altro, però questo è un quadro grafico che, ecco, che chiama attenzione. Il mercato dice, Fabio, guarda che... è vero che tu hai intercettato dopo 4 mesi una reazione dei supporti. Qui c'è una doji perfetta, un'area molto battuta dal mercato, stop grafico da naturale ottimizzato e tante altre belle cose, ma questo mese il titolo ha sperimentato una maggiore debolezza rispetto alla forza, no?
Perché è una debolezza? Perché guardate la candela di volumi, è colorata di rosso, quindi vuol dire che in questo mese, maggio, ha una variazione mensile rispetto al mese scorso negativa, ok? Lo si vede meglio con le candele giapponesi, però non voglio confondervi le idee. Fidatevi di questo: quando la candela di volumi è colorata di rosso, anche se il corpo centrale della Doji Line Kinashi è verde, o comunque della candela Kinashi è verde, significa che il mese è stato al momento negativo. Quindi, che cosa si fa? Semplicemente, Fabio, colora lo sfondo di rosa, perché non mi piace, cioè se metto il rosso, signori, è un colpo proprio, mamma, cioè tu, voi immaginate avere un portafoglio in perdita, aprire il grafico e vedere un rosso, cioè la prima cosa che viene da fare è ok, chiudo, altrimenti uno mi cieco, due mi vengono le palpitazioni. Utilizziamo il rosa, no? Ancora un po' più tenue, che però mi fa capire che sul mare devo prestare estremamente attenzione. Quindi abbiamo uno stop grafico naturale puro a 11,02, il titolo prezza 11,68, il quadro grafico al momento non sta dando conferme rialziste, quindi sul mare molto semplicemente che si va a fare? Si va a piazzare lo stop in macchina. Ah! Fabio, ma io lo stop lo devo piazzare in maniera preventiva? No. Lo stop va piazzato quando il mercato te lo chiama. Quindi vendi 36 mar quando il titolo andrà a toccare lo stop grafico naturale puro, pardon, 11,02. Lo trovate qui e sarebbe il minimo della candela mensile, appunto, del mese di aprile. Quindi 11,02. Andiamo a pianificare la chiusura eventuale della posizione, ok? Quindi mettiamo il tutto in borsa. Quindi la vendita scatterà se solo se i prezzi andranno a toccare 11,02 euro. Stop. Si gestisce la posizione. Quante probabilità ci sono che questa posizione venga chiusa? Chi se ne frega? Non lo so. No, non mi interessa neanche saperlo. Quello che so di per certo è che se il titolo va a toccare il mio stop grafico naturale puro, io devo chiudere la posizione. Su Mar ho incassato, se non ricordo male, anche una cedola, vabbè, l'abbiamo visto all'inizio. Quindi quella che sarà la perdita verrà compensata in parte col dividendo. Buonanotte al secchio, si andrà avanti in maniera serena, sapendo che questo tipo di gestione della posizione è estremamente semplice, soprattutto replicabile in ogni situazione. Non vado a improvvisare quando esco, quando non lo so, ma fammi vedere stamattina che tipo di... Il cielo è nuvoloso, che vendo, c'è il sole, allora... Ah, signori, lo so che sto estremizzando un po' di concetti, ma il filo è quello, chiaro? Quindi Mar sul time frame mensile ad oggi è l'unico titolo che sta chiamando attenzione. Il che, mi raccomando, se avete seguito bene fin qui, non significa che il titolo verrà per forza venduto. Ok, e soprattutto fra qualche giorno avremo le nuove candele e i Kinashi mensili che ci forneranno una nuova indicazione. E quale sarà questa indicazione? Beh, innanzitutto, se le cose dovessero rimanere così come sono adesso, ovvero col minimo del mese scorso qui, pardon, sì, questo minimo non si muove, ecco, col minimo di questo mese 11,10. Se il titolo dovesse chiudere con questi livelli di prezzo, la prima cosa da fare sarà andare a innalzare lo stop grafico naturale. Ok? Ora non lo faccio, però aggiorniamo lo stop grafico naturale. Poi, signori, il mese prossimo, vedendo quella che è la candela di maggio, vedendo dove batte il prezzo, molto probabilmente avremo una doji in apertura. E come ben sapete, spero, se non lo sapete, attrezzatevi, la doji di per sé è anche una candela che rappresenta uno stop grafico naturale. Quindi quando siete dinanzi a una doji potete benissimo scegliere di disinvestire la posizione perché la doji è una candela che ingloba incertezza e quando c'è incertezza, lì dove c'è incertezza, non ci devono essere i vostri soldi. Chiaro? Chiara, San Lorenzo lo sta tenendo e anche Saipem. Saipem assolutamente sì, San Lorenzo secondo me. No, secondo me, San Lorenzo, per come la vedo io, è un titolo che al momento ancora non sta dando conferme, le conferme che ci attendiamo.
personalmente, ok? Quindi MAR, bene così, gestiamo. Serie Industrial, questo è un titolo, diciamo, sperimentale, però un titolo sul quale c'è stato un bel impulso rialzista il mese scorso, ho deciso di entrare on the run, ora non ricordo la performance, più 16,07%, quindi bene così. Certo, spero vi siete resi conto che si può intercettare un trend dal basso, ovviamente sì, anche questa bufala, no? che gira, no? Che Fabio compra solo sui massimi, ma chi ve l'ha detto? È normale che a me piace comprare la forza, e solitamente la forza si manifesta lì dove c'è un titolo che probabilmente va a aggiornare i massimi anche storici. L'80% del mio portafoglio è composto da questo tipo di titoli, da questa tipologia, il restante 20%, signore e signore, potete diversificare andando a comprare titoli che partono dal basso, tipo Sole 24 Ore, non so se alcuni di voi hanno visto l'annuale del Sole 24 Ore, single doji line perfetta dopo tanti anni di discesa, siamo entrati qualche settimana fa, al momento opportuno quando il titolo ha iniziato a dare dei segnali di forza, ma è una parte del 20% che dedico agli acquisti dal basso, anche su Serie Industrial. Di certo non sarebbe stato un titolo in portafoglio se non avessi avuto disponibilità da dedicare a questo tipo di titoli, che comunque, signori, danno un po' di pepe, ma il pepe deve essere poi controbilanciato da titoli robusti, titoli solidi, titoli che hanno una tendenza strutturale. Ok? Anche Saipem, come dici tu, Chiara, Saipem, non vedo perché sia un titolo da gestire con preoccupazioni. Saipem è un titolo che per tanti anni è stato, non dico croce delizia, è stato solo croce per un sacco di investitori. Signori, non me ne vogliate, mettetevi comodi anche voi, cranocchiate qualcosa, io mangio un pezzo di banana. Fare sti webinar non sembra, ma porta via un sacco di energia. Poi alle 21 c'ho calcetto, quindi meglio che mangi qualcosa adesso piuttosto che arrivi lì senza forze. Quindi guardate Saipem. Saipem ha iniziato a dare segnali concreti di rallentamento della tendenza ribassista quando ha spostato verso l'alto il baricentro operativo dei minimi, no? Non si compra qua, non si comprano i minimi. Signori, ricordatevi che il minimo, cioè proprio matematicamente, io ho una laurea magistrale, ho una laurea triennale in economia e statistica, una laurea magistrale, entrambe con lode, in scienze statistiche, finanziarie ed attuariali. Quindi qualcosina di... Allora, un minimo è un punto che può essere identificato come tale solo quando successivamente c'è un valore più alto rispetto a quel punto che noi avevamo ipotizzato fosse un minimo. Non è possibile identificare un prezzo come minimo prima che si delinei un prezzo più alto rispetto al minimo stesso. È chiaro, quindi non si comprano i minimi, si comprano magari le reazioni dalle basi supportive. Le basi supportive possono essere degli allineamenti di minimi, ma non sono l'area alla quale noi dobbiamo comprare. Bisogna comprare le reazioni da questo tipo di livelli. Quindi su Saipem, signori, io mi sono messo bello, tranquillo, 4-4, da dicembre 2022 ho iniziato ad osservare che qualcosina cambiava. Qui sicuramente ho operato, mi ricordo bene, ma il vero slancio quando è stato? Beh, quando c'è stata la rottura di questo livello chiave. 1,70€, 1,75€. Se vi avete avuto Saipem, magari adesso siete anche... Se avete avuto Saipem prima di questa rottura, magari siete anche con un profitto più elevato rispetto al mio, ma avete tenuto il vostro capitale bloccato per un anno in maniera inutile. E no, Fabio, ma io mi compro le fasi di accumulo, metto lo stop stretto, signori, non è così che si investe. E mettiamo il caso che Saipem fosse ancora lì a fare delle doji, voi che stavate ad aspettare i decenni prima che il titolo rompesse, no? No, si entra quando il mercato dà il segnale, si entra quando il mercato decide che il titolo deve partire. Non è che si entra in posizione quando noi pensiamo sia il momento giusto perché secondo noi dobbiamo metterci in anticipo, no.
Ok? I prezzi, i titoli vanno gestiti, il mercato va seguito. Stop, non va né anticipato, né previsto, niente, va semplicemente seguito. Se imparate a mettere in pratica fin da subito queste piccole, semplici regolette, fidatevi, i risultati inizieranno ad arrivare. Ok? Qui ho la testimonianza questa sera di miei clienti e studenti che mi conoscono da 6, 7, 8 anni. Il fatto che siano qui è la prova provata che semplici regole messe in funzione danno risultati. Ok? Ma dovete avere l'approccio mentale volto a cambiare le cose. Ok? Quindi vi dirò di più su Saipem. Allora, Saipem sul trimestrale, signori, è molto molto interessante, ok? Guardate il trimestrale come è molto più anche semplice da intendere. Quando alcuni di voi mi dicono: Fabio, ma tu come fai a capire quello che è il time frame migliore? Beh, signori, c'è anche dell'esperienza dietro, ma c'è anche tanto allenamento visivo che chiunque può iniziare a coltivare. Qui c'è un gradino pianerottolo gradino, ok? Qui abbiamo due candele trimestrali verdi dopo uno, due trimestri di congestione. Quindi, col vostro permesso, su Saipem io vado a piazzare anche uno sfondo viola, così come quello che ho piazzato su Serie Industrial, perché se l'azzurrino identifica i titoli che sono entrati da poco in portafoglio, se il rosa identifica i titoli che chiamano attenzione, beh, l'azzurrino, signori, identifica quei titoli sui quali io molto probabilmente farò lo switch dal mensile al trimestrale. Perché? Perché io investo lì dove ci vedo meglio e lì dove ci vedo più chiaro preferisco avere la gestione delle posizioni. E se l'industria, signori, vi do questa chicchetta così en passant, chi non dovesse avere il titolo in portafoglio, o meglio, scrivetemi in chat quanti di voi hanno Serie Industrial in portafoglio e quanti di voi neanche conoscevano l'esistenza. Roberto, Mar, unica cosa carina, massimi minimi crescenti. Sì. Vediamo. Su Mar, vediamo. Allora, il fatto di avere degli stop grafici naturali operativi è una protezione. Se il titolo dovesse domani arrivare a 13 euro, 14 euro, pazienza, si toglie lo stop, si continua a gestire la posizione come si fa. Eh sì, sì, Chiara, esatto. Allora, Roberto, no, su Mar aspettiamo fine mese. Aspettiamo la chiusura del mese, così avremo eventualmente il nuovo stop grafico naturale puro per il mese entrante. Probabilmente tu ti riferisci all'area più battuta del mercato. Questo livello 15, no? L'11,33, 11,34. Diciamo, lì c'è un approccio un po' più evoluto. Stasera teniamo le cose un po' più semplici. Comunque, non è sbagliata come idea. Marco, lo Marco stretto, serie prevenuta con altro time frame, sono su serie presente, ce l'ho io ad un prezzo 7, iniziamo. Ok, ecco, iniziamo con le cose che a me piacciono parecchio. Allora, 7,37 la mantengo, Sergio. Allora, Sergio, innanzitutto grazie per aver scritto. Non è da tutti ammettere di avere un titolo in portafoglio in perdita, però, ripeto, qui siamo tre persone serie, quindi. Allora, 7,37, suppongo
o meglio, mi auguro, faccio riferimento ad agosto comunque all'estate di 2 anni fa. Da quanto tempo c'è il titolo in portafoglio, Sergio? 737, il titolo l'ha toccato a scendere 2 anni fa, a salire 3 anni fa, poi vabbè, andiamo indietro 10 anni, spero non sia questo il caso. Intanto Stefania si saluta con Roberto. Allora, Sergio, ho bisogno di qualche piccola informazione in più perché è molto importante questa dinamica. Cosa voglio dire? Non è tanto dove si trova adesso Sir Industrial. Cercate di seguirmi attentamente. Il problema è dove è arrivata con te che avevi il titolo in portafoglio. Cioè, da 7,37 arrivare a un minimo di 2,25 euro, signori, parliamo di una perdita ben più elevata del 50-60%. Ora, vado a braccio, non è che sono precisissima, però per un certo periodo di questo 2024 tu hai avuto un titolo praticamente in forte perdita. Quello che ti posso dire, Sergio, è che adesso il titolo sta dando dei segnali di reazione. Però capite quanto. Ok, da 2 anni, ok, quindi va bene. Però il concetto che voglio far passare è che capite quanto non abbia senso avere un capitale in perdita per 2 anni. Semplicemente perché, ora non lo so il motivo per il quale tu sei entrato in posizione, Sergio, se ti va, se hai voglia lo puoi condividere qui con noi. Probabilmente due sono le cose: o ci sono state delle analisi di bilanci fatte un po' così, o semplicemente perché il titolo scendeva. Quindi io compro quando un titolo scende perché sono più furbo di chi compra quando un prezzo sale. E parliamone. Perché intanto io sono entrato su Siri, ecco, intanto io sono entrato su Siri praticamente ad aprile di quest'anno e ho un più 16%. Tu sei entrato 2 anni fa, hai sperimentato un meno 60, un meno 70, adesso magari sarà un meno 30, ma è sempre un meno. Allora, è stato un errore non mettere lo stop, ma è un'azienda che costruisce batterie di accumulo elettriche. Allora, inverti la frase, Sergio. Siri è un'azienda che costruisce batterie di accumulo elettriche. Stop. È un dato di fatto, che non c'entra niente con la nostra operatività. Io, personalmente, ho sbagliato a non mettere lo stop. Un'assunzione di responsabilità che ti rende onore. Ma il fatto che Siri produca batterie elettriche, non c'entra niente col fatto che io debba comprare un titolo. Cioè, non so se mi spiego. Anche Amplifon produce apparecchi, no? Per l'udito. L'Italia è un paese in declino demografico. Quindi compra azioni Amplifon. Sì, ma intanto Amplifon su 3 anni, 2 anni e mezzo che scende. Sono dinamiche totalmente separate. Ok? Io a volte neanche so il core business delle aziende che metto in portafoglio e sono sincero, questa sera ho imparato una cosa nuova, ovvero che Siri Industrial costruisce batterie di accumulo. Io non lo sapevo, sono sincero, non mi interessa sapere quello che è il core business, ma mi interessa sapere come il mercato valuta l'andamento del titolo. Perché se il mercato lo spinge su, vuol dire che c'è forza, che qualcuno più grande di me sta a comprare. Io mi accodo a coloro che spingono i prezzi verso l'alto. Tutto il resto non mi interessa. Se compravo Nvidia 200, ma non si tratta, Sergio, ecco, di indovinare o meno. Qua non dobbiamo fare gli indovini, non dobbiamo giocare d'azzardo, vediamo o la vola. No, non è questo l'approccio giusto. Siri Industrial,
Nvidia probabilmente, o meglio, sicuramente avresti guadagnato, ok? Ma l'avresti comprata sui massimi storici? No. Allora, cioè, il punto è uno. Non penso che tu abbia scoperto che Siri Industrial faccia batterie di auto, batterie elettriche, 2 anni fa. Allora ti chiedo, come mai non hai comprato il titolo su questa gamba rialzista, che comunque è durata dal 2020 al 2021? Cioè, sono un anno e mezzo, eh? Allora, qui, se tu mi avessi detto, Fabio, io ho comprato Siri mentre saliva e poi sono rimasto fregato, ok, però l'intenzione era giusta, bisognava lavorare sulla gestione. Nel momento in cui tu mi dici, ho comprato Siri da 2 anni, e qui, 7,37 euro, l'ho tenuta fin quando ha raggiunto anche i 2,20 euro di minimo, adesso sta a 4 euro, cosa faccio? Ti dico, sicuramente c'è qualcosa da rivedere, non sulla gestione attuale, ma sull'apertura della posizione. Quindi, signori, ora per cortesia, per carità, Sergio, non è un... cioè, ci stiamo confrontando, come te ce ne sono tanti altri, cioè, fidati. Sapete cosa si fa in queste situazioni? Uno shift command 4, un bello screenshot, togliete il nome, anche solo il quadro grafico, ok? Fate un bello screenshot, ve lo stampate e scrivete qua si compra, qua si sta fuori dal mercato ed eviterete di avere titoli in perdita per tanti anni inutilmente, perché signori non è tanto l'aspetto meramente contabile, è anche l'aspetto emotivo. Cioè, mi è capitato all'inizio. Però non è bello aprire un portafoglio per 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi e vedere solo rosso, rosso, rosso. O comunque, anche se sono pochi titoli in rosso, tanto, 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 tanto di perdita. Perché se investite il capitale su 3 titoli, ogni minima oscillazione, tutto il capitale su 3T, ogni minima oscillazione è normale che è un colpo. Perché se avete 100.000 euro, come una persona che viene in consulenza, poi si va... non è che, cioè, se non cambi tu l'approccio, non è che posso farci granché. Hai 100.000 euro su Tenaris, Intesa e Saipem perché ci credi. È normale che quando Saipem prende un coccolone del 20%, cacchio, è una perdita del 20% sul 33% del capitale, tantissimo, cioè proprio fuori da ogni controllo. Lo so, Sergio, ma bravo, bravo. Ti sei dato la risposta da solo. Non ho comprato Nvidia a 700 dollari perché era troppo alta. Ora è super in 1060. Questo è troppo alta rispetto a cosa? Questa è la vera, ma troppo alta rispetto a chi? Troppo alta rispetto a quale parametro? Allora, signori, quando voi andate short, no? Il massimo che potete perdere... fatemi riposare 30 secondi. Interagiamo, no? Quando voi andate short, io ho smesso di investire short, non ne vale la pena. Ma quando investite short, quanto è il massimo che voi potete perdere? Scrivetelo in chat. Ciao Carlo. Vabbè, Roberto, teniamo le cose più semplici. Se voi mettete 1000 euro short su un titolo, quant'è la parità massima che potete, alla quale potete andare incontro?
Dai, signori, siete una trentina. Non vi fate pregare. Signori, signore. Ciao Mario, Mario M, piacere di conoscerti. Ah, Mario Mambretti, M sta per Mambretti. No, non è infinita. Se vendete short su un titolo, ciò che potete perdere al massimo è il 100%. Caro? No, ragazzi, non mi state seguendo. Se voi avete 1000 euro e entrate short su un titolo, al massimo potete perdere il capitale che investite, perché la performance, cioè, che azzera è quando il prezzo va a zero. Chiaro? Quindi se voi entrate short e il titolo scende, 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 arriva a zero. Quello che avete investito lo perdete. Nello scenario è un'esagerazione, no? Sono quei casi outlier, come si dice in gergo statistico. Se voi andate long, invece, ok, qual è il profitto? Ah, perdonatemi, ho confuso. Se voi andate short, il profitto massimo, pardon, che potete ottenere è il 100%, chiaro? Se voi andate long su un titolo, come ha scritto qualcuno di voi già, il vostro profitto può tendere ad infinito. Ok? Quindi quando tu, Sergio, mi dici tu su Nvidia entreresti anche adesso, io ti direi perché mettere un tetto alla crescita di un titolo? A parte che su Nvidia, diciamo, è un'azione americana, io non investo in America, però estate scorsa ho fatto un video. Il titolo quotava 500 dollari, grosso modo, e comunque lì c'è la strategia che avrei messo in pratica. È ovviamente una strategia legata all'acquisto sulla forza. Non è che cambia il mercato e cambia l'approccio. Se un titolo sale, si compra. Però il problema è che tu in questo momento stai mettendo un tetto potenziale al titolo e soprattutto non sei entrato in posizione perché la ritenevi troppo cara, ma troppo cara rispetto al più infinito. Cioè, non so se mi spiego. Chi siamo noi per mettere un limite a una crescita di un'azione? Nessuno. Quello che ci frega sono i preconcetti. È troppo caro, è cresciuta troppo, dove vuoi che vada, è trip, è trap. E siamo lì a girarcela e a spiegarcela. Quello che tu scrivi, gli investimenti in azioni vanno fatti solo se quei soldi non ti servono. Non vuol dire che quei soldi possono essere buttati nel cesso e tanto tutto salirà e salirà. Sergio, mi spiace. Cioè, mi piace il confronto che stiamo avendo perché sicuramente è costruttivo, però occhio ad investire in questo modo. Chi ti dice che WeBuild, che è salita, si rindastri e salirà? Potrebbero volerci anche 5, 6, 7 anni. Allora, il discorso qual è? È questo. Se tu sei in posizione su Intesa, UniCredit, Maire Tecnimont, piuttosto che Danieli, piuttosto che Repli, piuttosto che Ferrari, piuttosto che tutti gli altri titoli che ancora spero avremo tempo di vedere, e hai anche Sire Industrial, perfetto. Se tu invece non sei in posizione su questi titoli, ma hai Sire Industrial, stai sbagliando. Perdonami, ma stai sbagliando. Tu puoi avere tutte le credenze di questo mondo. L'unica cosa che conta è dove il mercato muove il prezzo. Allora, se questi titoli fanno parte di un approccio sperimentale, un approccio vediamo cosa accade, sì, ma accanto ai titoli robusti che ti fanno guadagnare, è un conto. Ma ragionare sul fatto che alla lunga tutto sale, signori, questa è una grande minchiata. Perdona, è una grande puttanata. E perdonate lo sfogo, perché gente ha perso migliaia e migliaia e migliaia, ma non migliaia, mille. Anche centinaia di migliaia di euro per questa cazzata.
Alla lunga, signori, i titoli possono essere delistati, possono essere assorbiti, possono essere acquisiti, possono non crescere mai. Quindi basta con queste cazzate. Ok? E alla lunga, qual è il, che cosa vuol dire alla lunga? Quant'è un periodo alla lunga? Un anno? 3 anni? 20 anni? Beh, signori, non ha senso allora. Investite in ETF, non ha senso fare stock picking se avete un approccio alla lunga, perché alla lunga non sa, nessuno sa cosa potrà accadere. E soprattutto, anche se sono soldi che non servono, nessuno, almeno la dico su di me, nessuno mi dà il diritto di operare con un azzardo morale così elevato. Oh, signori, personalissimo parere, ci mancherebbe altro, però non condivido assolutamente questo modo di ragionare. Comunque, scusatemi per prima, ho avuto un lapsus, volevo dire il profitto massimo se vai short è più 100% se il titolo va a zero. Il profitto massimo, ambibile, se vai long è più infinito. Esatto, sì, perdonate. Ecco perché mi porto le banane, perché quando ho caro di zuccheri me le mangio. Daniele, come stai? No, su Diasori no, Diasori è in purgatorio. Esatto, Chiara, sì, ti ringrazio. Esatto. Perfetto, perfetto Sergio. Sergio dice su Maire guadagna il 170%, va bene. Maire è un sai qual è il discorso? Ti stai dando delle risposte da solo. Cioè, perché su Maire stai guadagnando il 170% e su Serindustrial hai preso una trambata tra i denti e per fortuna adesso il titolo sta risalendo? Perché Maire i prezzi salgono, Siri i prezzi scendono. Per carità, io mi auguro che tu guadagni il 2000 per 1000 su Serindustrial, ma capisci che è totalmente sbagliato questo approccio. Non si può ragionare su alla lunga, signori. Si può ragionare su alla lunga quando il titolo è forte, quindi lasciamolo salire finché il mercato lo sorregge. Ciao Daniel. Sì, signori, se avete da fare, io non vi voglio trattenere con la... Io vi avevo avvisato, i miei webinar durano un paio d'ore, quindi chi c'è, c'è, chi deve andare, poi comunque c'è la registrazione. Dice, va bene Sergio, comunque non è un discorso sulle intenzioni o su quanto ho investito su, è proprio... un approccio, ripeto, io mi auguro che il titolo risalga, se tu mi chiedi è il caso di tenerlo, io personalmente fossi in te, scusami, l'hai tenuto fino almeno 70, è certo che lo devi tenere, se, ora che sta salendo, ok? Però, ripeto, io Serindustrial l'ho comprato il mese scorso perché ho intravisto forza in quel momento. Parentesi chiusa. Allora, su Saipem, e comunque su Serindustrial, ecco, l'aspetto interessante è che c'è questa doji trimestrale di fondamentale importanza che sta comunque dettando il passo per una potenziale inversione. Quindi, come vi dicevo, sfondo viola, sfondo lilla, è uno sfondo che io applico su quei titoli per i quali sono abbastanza propenso a fare lo switch da mensile a trimestrale. Ok? Quindi chi Serindustrial non ce l'ha in portafoglio, occhio, perché abbiamo 5 euro massimo di questa doji trimestrale, 4,75, area molto battuta del titolo. Siamo comunque in un intorno molto interessante. Guardate qui, 4 euro. 3. Allora, se Siri dovesse rimanere anche questo fine trimestre, no? Tra i 4 euro e 4,40 euro, 4,50 euro, signori, è molto probabile che questa doji, comunque sorretta da volumi importanti, possa dettare il passo per un'inversione e quello rappresenterebbe il momento migliore per entrare in posizione. Ok? Tutto ciò che è successo dal 2022 al 2024 è stato un aggiornamento costante di minimi e in queste gambe, signori, io personalmente preferisco non investire. Ok? Quindi questo è lo spaccato mensile. Ora andiamo sul trimestrale.
Allora, sul trimestrale ci sono più titoli, c'è una performance più elevata. Il titolo migliore al momento è Maria Tecnimont, 95,67%, anche Banca MPS, insomma, si muove in accordo con quello che è l'andamento del segmento bancario, quindi 30%, 30,48% al momento la performance di portafoglio. Andiamo abbastanza spediti, anche perché qui, come dire, i trimestrali sono molto molto più blandi, come è giusto che sia, però, per come la vedo io, forniscono delle informazioni molto molto più nitide. Avete visto poc'anzi lo switch che ho fatto su Serie Industrial? Beh, quella doji sul mensile non sarebbe mai stato possibile, neanche mentalmente, lontanamente, ipotizzarla. Facendo un semplice switch dal mensile al trimestrale è possibile avere una visione molto molto più chiara delle cose. Allora, su tre quarti di questi titoli ho già staccato le cedole, quindi, o meglio, su tre quarti di questi titoli il mercato ha già staccato la cedola, quindi i quadri grafici che osservate sono già aggiustati per lo stacco cedolare, ok? Cioè, nel senso, la variazione di prezzo ingluba già lo stacco cedolare. E come vedete, l'unico titolo che personalmente al momento sta dando un po' di fatemi pulire qui che c'è un po' di sporcizia. L'unico titolo che al momento sta dando un po' di preoccupazioni, vabbè, è inutile che vi faccio questa domanda, l'avete capito che lo sfondo rosa è dei quadri grafici che chiama l'attenzione, vabbè, signori, è Brunello Cucinelli, perché sebbene comunque abbia ancora una tendenza strutturale a rialzo, è chiaro osservare come lo spostamento verso il basso del baricentro operativo dei massimi sia netto. Siamo passati dai massimi storici a 122 ai 106-108 euro di questo trimestre, con il prezzo che adesso batte 92 euro. Ok? Quindi si tratterà di effettuare una SUCI NI Cucinelli 8,49%. Allora, la SUCI, signori, è quando è una scelta operativa in condizioni di incertezza, nel senso che io non so cosa accadrà domani, il titolo è ben impostato, però decido di prendere una posizione in vendita perché mi va bene così, ve la sto banalizzando. Questa non è una vera e propria SUCI, perché io so, cioè è abbastanza evidente che il titolo qui sta rallentando parecchio. Non c'è una candela in vendita. È giù, è vero, non c'è una doji, è vero, non c'è uno stop grafico naturale che viene toccato, è vero, però è anche vero che il titolo non sta più salendo. Quindi magari ne parlerò dopodomani con i clienti del circolo, però Bruno Cucinelli potrebbe benissimo decidere di vendere la posizione, incassare l'8% lordo, spostare il titolo poi sul mio purgatorio trimestrale e magari tenerlo d'occhio per il futuro. Dinanzi a un nuovo segnale di forza, il titolo potrebbe entrare in portafoglio. Al momento comunque rimane assolutamente in posizione, cioè rimango in posizione e rimane in portafoglio. Quindi, signori, sul trimestrale, regolare amministrazione. È ovvio, potete mettere un po' il viso che quando ok, è ovvio signori che sui titoli che ci sono nel mio portafoglio attualmente ci sono possibilità di ingresso in corsa. Ecco, rispondo anche un attimo alla domanda di Sergio di prima, cioè su Nvidia, anche se ripeto non investo, cioè beh, investo un po' in America, ma non è questo l'argomento di questo webinar. Io sono dell'idea che, indipendentemente da quale diamine di titolo sia, può essere pure Pepsi, può essere pure Volkswagen, può essere pure Danone, tra vedere un titolo che sale e guardarlo salire inebetito, o vedere un titolo che sale e dire ok, io ci metto poco, ma comunque mi affido a quella che è la volontà del mercato, signori, tutta la vita l'opzione B. Meglio essere in posizione con poco che non essere in posizione con nulla, semplicemente per dei retaggi, semplicemente per dei preconcetti fondati sul nulla cosmico.
Cioè, quando qualcuno mi dice, non è il tuo caso, Sergio, in generale, Fabio, ma è salito tanto, dove vuoi che vada? Ma dico, ma rispetto a cosa? Anche il caso più eclatante, signori, è Ferrari. Ferrari si è quotato, non mi ricordo neanche quanto costava. Beh, liter di Ferrari, 50, 80 euro, 100 euro. Già vedere un titolo a Piazza Affari, che prezza 100, non che quota, chi se ne frega del valore. Un titolo che prezza 100 euro. Tre o quattro, c'erano le TOTS, 140 euro, c'era Repli, che è arrivata anche a 100, c'era Diasorin, che è arrivata anche a 200, Mosche Bianche, Ferrari, da 100, 120, 130, 150, 160, analisti fondamentali, tutti, no? è sopravvalutato. 200 euro, si stabilizza 215, fa una doji, fa tanti doji trimestrali. Ecco, signori, l'immersione di... Io ho in mente tutti i quadri grafici di titoli che ho in portafoglio, ma non perché io abbia chissà quali doti particolari, semplicemente ho allenato negli anni la ripetizione visiva e soprattutto ho la voglia di investire solo su titoli forti. Titoli forti hanno quadri grafici simili sono più facilmente ricordabili, esatto. Ferrari, 210, 215, congestione, rompe i 250 euro. Signori, nessuno è entrato long su Ferrari a 250 euro. Solo io e gli sfigati del circolo. Bello essere sfigati. Ora Ferrari è a 390 euro. Ma non è tanto quanto uno guadagna o quanto non guadagna. È il perché uno... Perché Ferrari non può arrivare a 2000 euro adesso? Cioè, dove c'è la dove è la motivazione razionale? Il problema è quello di voler incasellare, signori, un'entità così volatile, vulnerabile, irrazionale come la borsa, in mere cifre, in meri luoghi comuni, meri detti che non servono a niente. Meri semplici detti che non servono a nulla. Molto più facile dire che il titolo sale. Buono, vuol dire che c'è forza, io mi adeguo, mi accodo alla forza, chiaro? Quindi ci sono situazioni in questo portafoglio trimestrale dove si può entrare in corsa? Assolutamente sì, magari di certo non ne parliamo adesso, ne parleremo con calma con chi entra nel circolo. Anzi, facciamo così, signori, dai, visto che sono le 7:30, vi parlo della mia proposta riservata, così poi abbiamo ancora una mezz'oretta per questa insieme. Allora, proposta riservata, firmata, controfirmata, è una proposta che rivolgo solo a tre di voi. Vi siete iscritti molto più di 80 persone, solo una quarantina, 48 hanno avuto l'accesso a questo webinar, e quindi ok, questa è la proposta riservata che ti consentirà di accedere al circolo del giovedì, ovviamente, come vi ho detto, sia in fase di iscrizione, di comunicazione di questo webinar, ma anche all'inizio di questa sessione. Questa sera vi avrei fatto rivivere una parte di quello che accade al circolo. Ovviamente non vado così per le lunghe, questa è una sessione comunque didattica, conoscitiva, operativa, di infarinatura generale. Al circolo si investe, si opera, e quindi comunque richiedo sia a Martina che a Federica una selezione moderata, ma che ci deve essere, cioè nel senso, io al circolo voglio avere persone che sposino la mia filosofia di investimento, perché comunque gli viene molto più facile semplicemente osservare un prezzo, un grafico e gestire un titolo in base alle indicazioni del mercato, piuttosto che farsi mille segmentali vedendo i forum, vedendo i giornali, avendo dei preconcetti che non servono a nulla. Quindi questi webinar di aggiornamento che faccio una volta al mese sono l'unica porta di ingresso nel mio circolo. Probabilmente alcuni di voi lo sanno, altri no. Un mese di circolo ha un prezzo di listino di 1000 euro. Okay? Ad ogni modo, la mia volontà è quella di lavorare con poche persone per un periodo di tempo quanto più lungo possibile. Quindi la proposta riservata che vi prospetterò fra un attimo è riservata solo a tre, vale solo fino a questo venerdì, ed è la possibilità a tre di voi di investire al mio fianco da oggi fino a fine anno al prezzo che vedremo insieme. Quindi siamo a
assieme a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, sono 7 mesi. Vi ho detto 1000 euro al mese per 7, sono 7.000 euro. Quindi qui di seguito posso riservata per te che ti consideri di accedere al circolo, investire al mio fianco e trip e trap a condizioni nettamente più vantaggiose rispetto a quelle pubbliche. Quindi la proposta è accesso al circolo per 7 mesi, 7 mesi per 1000 di listino sono 7.000 euro, e la proposta riservata consentirà solo a 3 di voi di accedere per 7 mesi al circolo, quindi essere al mio fianco ogni giovedì in diretta alle ore 18 da qui fino a fine anno al prezzo di... Mi sono perso un po' di chat. Mi piace quando scorre la chat, cioè finalmente, cioè, nel senso, bene, 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 c'è confronto. Io sono, ragazzi, io sono una persona che ha delle sue idee, ma non mettere mai a tacere nessuno per delle idee diverse dalle mie. Alla fine, così come con Sergio, l'altra volta c'era anche Mauri, insomma, è giusto avere idee diverse. Alla fine l'unica cosa che conta, proprio meramente parlando di vil denaro, è quello, le performance che si ottiene. Siamo qui per investire e non per, come dicevo, per pettinare le bambole. C'era un politico che diceva qualcosa, però vabbè, non ho mai capito, però mi sa Bersani. Allora, non investo da casa, è uguale, siete che dice... Ciao, ciao Enrico, grazie per essere stato qui, ci vediamo. Questo è un tema, perché Sergio dice che la banca, forse la banca... Ah sì sì, no, chiaro, 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 no, ma guardate, non... ripeto... Non temete nulla anche nel consigliare, cioè alla fine, signori, vi siete liberati questa sera anche per apprendere, tipo Giulia, Roberto hanno anni di esperienza, li conosco bene, sono studenti modello, nonché clienti ai quali sono particolarmente affezionato. È un problema legato anche alla gestione dell'home banking, o comunque della possibilità da remoto di inserire degli ordini. Non tutti, togliamo, diciamo, le nuove generazioni, ma ci sono stati anche i miei clienti che andavano in banca a fare le operazioni allo sportello. Però, ripeto, anche qui casi rari, però bisogna intervenire, signori del mercato, chiama attenzione, si interviene, ok? Vi stavo dicendo, allora, ACEA, regolare amministrazione, banca in PSU Gol, Sondrio, bellissima, ciao Sondrio, gradino, pianerottolo gradino, trimestrale però, gradino, pianerottolo gradino, trimestrale, De Longhi, molto interessante, anche qui ci potrebbero essere situazioni per ingressi sulla forza per chi non dovesse avere De Longhi in portafoglio. Ferrari, regolare amministrazione, Maire. Ok. Allora, su Mediaset, questo è un titolo che io ho inserito qualche settimana fa in portafoglio. Insomma, è un titolo ancora abbastanza interessante su questi livelli di prezzo. Lo si nota, ecco, si nota comunque una volontà di innalzare verso l'alto il baricentro operativo, giusto? Candele rosse, fase ribassista, fase di lateralità, impulso. Non ha senso avere Mediaset qui, non ha senso averla qui, non ha senso averla qui, non ha senso... Ha molto senso tenerla d'occhio qui, ha più senso investire adesso, per come la vedo io, Mutuo Online, Multiply Group, aggiornamento dei massimi, ancora forza qui, ecco, MOL è un titolo parecchio interessante, un anno di lateralità, uno può dire, sì, cioè, spero che il discorso sia chiaro, voi potete anche avere Mutuo Online in portafoglio in via preventiva e dire, vabbè Fabio, tu sei entrato a 33, io ce l'ho da quando
prezzava 26. Perfetto. Perfetto. Per me il 10% di profitto in più che uno può avere non compensa il fatto che per un anno i miei capitali sono stati investiti su un titolo che non si muoveva. Su un titolo che era praticamente immobile. E nessuno, e vi dico nessuno, vi avrebbe mai dato la certezza che il titolo sarebbe per forza salito. Cosa sarebbe successo se Mutui Online, anziché andare ad attaccare i 30 euro, avesse attaccato i 23, 24? Ve lo dico io, signori, chi non sa gestire le posizioni avrebbe il titolo in portafoglio ancora con un meno 30, un meno 40, in memoria, o comunque in gloria al fatto che alla lunga tutto sale. Eh sì, va bene. Io preferisco avere un approccio diverso. E comunque, dove ci sono le doji, meglio non avere i propri soldi investiti. Se vi avete un titolo che presenta una doji line, sappiate che il mercato vi sta chiamando attenzione. Se state osservando un titolo, quindi siete da fuori, e il titolo mostra delle doji, tenetelo d'occhio perché è in una fase di incertezza, ma che comunque prima o poi si risolverà con una salita o con una discesa. Rapidly. Allora, il discorso che vi... Ecco. Vi ricordate prima Serie Industrial, no? Serie Industrial trimestrale. Ora, lasciate perdere lo storico del titolo. Concentratevi sul pattern, ecco. Questa sono le 7.35, la prima volta che nomino il termine, che cito il termine pattern. Signori, perdonatemi se bevo la bottiglia, ma ho un rapporto tremendo con i bicchieri. L'altra volta mi si rovesciò un bicchiere qui sul Mac, ho detto che da domani basta bicchieri. Meglio una bottiglia solida che non fa danni. Allora, il pattern, single doji pattern. Qui è in preparazione. Sul Ripple invece abbiamo già sperimentato il single doji pattern con ingresso sulla rottura a 124 euro. O meglio, per onestà intellettuale, io sono entrato in posizione sul Ripple a dicembre, ho gestito il flusso rialzista e a inizio anno ho deciso di fare lo switch, al primo trimestre, sì, dello scorso, del 2024, ho deciso di fare lo switch al trimestrale perché il pattern grafico si era completato. Qui parliamo di trimestri, signori, non dall'oggi al domani. Quindi il titolo è stato tenuto d'occhio per parecchio tempo, per tanto tempo, o meglio, è stato tenuto d'occhio per un paio di mesi, perché comunque, signori, da gennaio, da gennaio 2022 a ottobre 2023, Rapid era discendente. Era un titolo venduto, i prezzi si muovevano verso il basso, non aveva senso avere il titolo in portafoglio, e tantomeno, non ho voluto citare questo, non aveva neanche senso mediare al ribasso, ma che senso avrebbe avuto? Nessuno. Se non quello di aumentare la vostra angoscia, la vostra ansia per avere un titolo in portafoglio che continuava a scendere e il vostro capitale investito continuava ad aumentare. Quando il vostro capitale investito deve aumentare perché sale il prezzo, non perché voi ci mettete altri soldi su man mano che i prezzi scendono. Ok? Quindi, switch al trimestrale, Repli, signori, e secondo me è un titolo che anche a questi prezzi, considerando la struttura grafica, può essere sicuramente interessante. Ok? Ricordati, riguardo l'amministrazione, così come Pirelli, così come Unipol, così come Sol. Diamo un'occhiata al volo all'annuale. Come vi ho detto poc'anzi, vabbè, su Unicredit, su...
Allora, Banco BPM 109, Buzzi 22, il Sole 3,16, Prysmian 39, Stellantis meno 12, Terna più 3, Unicredit 112. Allora, sull'annuale, signori, l'unica cosa degna di nota, secondo me, vabbè, oltre i bei rialzi, è che Terna è molto più facile gestire sull'annuale piuttosto che sul mensile, che non si capisce una cippa, cioè proprio. Quindi, andate a ricerca delle cose semplici. Se un quadro grafico non vi piace, cercate di. Se il titolo vi interessa, ma il quadro grafico non vi dà serenità, non vi dà tranquillità, ampliate l'orizzonte di investimento. Ok? Il Sole 24 Ore, ecco qui vi dicevo, single doji pattern, annuale. Quindi questo vuol dire che, signori, molto facilmente, dal 2009 fino al 2020, cioè il Sole 24 Ore, ma non dovete neanche prenderlo in considerazione, perché il trend era totalmente discendente. Ok, io sono entrato qualche settimana fa e comunque, ok, ho il più 3,16%, ma va bene, cioè in 3 settimane, signori, che diamine volete, ci sta. Ma so di aver fatto la scelta operativa al momento migliore in accordo con quello che il mercato mi stava comunicando. Va bene, allora signori, che ore abbiamo fatto? Sono le 8 meno 20. Vedo che alcuni stanno andando via, ci sta, però ci siamo ancora in 25, perfetto. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti. Allora io vi farei vedere molto volentieri i purgatori, però vorrei anche lasciare questi ultimi 20 minuti, eventuali domande, dubbi o domande che avete, sia per quanto riguarda l'operatività, sia per quanto riguarda quello che possiamo fare insieme al circolo, sia per quanto riguarda qualche approccio emotivamente sbagliato. Assolutamente sì, gli ultimi 20 minuti di solito li lascio sempre per coloro che sono in diretta. Se invece non avete niente da chiedere, io vado avanti ancora per un po' sui grafici e poi vi lascio le vostre faccende serali. Sto leggendo la chat. Allora, Sergio dice: sono un cassettista di lungo periodo da sempre. Per seguirti devi cambiare. Sergio, non devi cambiare. Allora, il discorso è che se tu sei soddisfatto di quello che fai con il tuo modo di investire, non devi cambiare. Quello che ti posso dire, occhio. Cioè, nel senso, non è detto che alla lunga tutto sale. Alcuni titoli che c'erano prima del caso Lehman Brothers, dopo il caso Lehman Brothers, non esistono più. Non è che per forza accade così sempre, ma non accade neanche sempre ciò che hai scritto tu prima. Perdonami se, cioè, ripeto, io ho la mia visione e mi batto, diciamo, per questa visione senza ovviamente sminuire la tua, però chi magari è nuovo, viene a un webinar mio per la prima volta o ha in mente di iniziare ad investire, devo dire, sono in dovere esordire queste cose. Cioè, che il fatto che alla lunga il mercato sale può essere vero, ma è una grande cazzata iniziare ad investire su questa certezza che non ha una base concreta. Perché, signori, ha una base magari statistica, ok, ha una base empirica, ok, ma emotivamente non siamo tutti con le palle di ferro, ok? Cioè, emotivamente una persona magari può anche non reggere 5, 6, 7, 8 anni con il portafoglio in perdita. Allora, siccome investire deve dare deve dare soprattutto tranquillità, altrimenti quei soldi compriamoci una macchina, andiamoci a fare un viaggio, cacchio ne so, investiamoli in altro. Siccome io sono per la serenità e tranquillità operativa, ti dico: a me stare 10, 12 anni, 8 anni, 3, ma pure un anno con un titolo che fa il meno 70, non mi dà, cioè, la speranza che il titolo salga è molto più labile rispetto alla prospettiva che possa avere di ritornare domani in pareggio. Perché, Sergio? Ciao, ciao, ciao Gaetano. Perché, Sergio, il discorso è che io ne ho viste, cioè, di situazioni come queste. Magari tu puoi anche avere la pellaccia, cioè ti sei fatto le ossa negli anni. È un tuo modo di gestire le cose. Ma
9 persone su 10 nella situazione tua, quando Siri Industrial arriverà a 7 euro, sai che faranno? Venderanno. Perché non ne potevano più di avere un titolo in così forte perdita da tanti anni. Cioè, a un certo punto la gente spera di arrivare in pareggio, non spera più di guadagnare, ma questo è investire. Ciao, ciao Massimo. Dai, andiamo sui purgatori. Sì, il capitale investito deve fruttare, non deve stare bloccato. Però Roberto, attenzione, cioè, ora ho la situazione più chiara del signor Sergio Di Pasquale. Cioè, nel senso, cioè, mi sembra una persona che sa quello che fa perché ha esperienza alle spalle. Però chi non sa, fermo restando che io condanno questo modo di operare, attenzione, però lo rispetto. Il problema è che chi non sa come gestire queste dinamiche, non vede l'ora di chiudere in pareggio, non gliene fotte più niente del guadagno. Cioè, e ne sono passati tanti in consulenza così, ok? Che volevano chiudere, e ho detto, no, guarda, ma dove chiudi? Cioè, nel senso, ora che il titolo sta risalendo, finalmente ti può dare dei guadagni. E si aspetta, ma ne volevano più sabato. È Fincantieri una di queste, per non parlare anche di altri titoli che hanno fatto inversioni ad U. Allora, signori, andiamo al purgatorio. Andiamo nel purgatorio per un po', poi vi lascio le vostre faccende serali. Signori, mi raccomando, ecco, un piccolo inciso. Allora, il circolo c'è già giovedì. Okay. Ogni giovedì, chi è interessato, no, non dico non fatevi sfuggire questo, cioè, prendetevi anche il tempo di ragionarci su, ci mancherebbe altro. Io piacere lavorare con poche persone per un lungo periodo, quindi da qui fino a fine anno, tre accessi vengono aperti da oggi fino a venerdì. Vi dico, fatevi una chiacchierata con Fede, perché so che alcuni magari hanno bisogno di pagare con carta, chi vuole pagare con bonifico, chi vuole una rateizzazione, certo che le facciamo delle rate su un importo di 3.000 euro, è normale che vi veniamo incontro, però quello che vi chiedo, mi raccomando, cioè il circolo si investe, non è un percorso didattico, ovviamente chi è un po' più indietro avrà modo di allinearsi alla classe, però il giovedì si investe, si vedono i grafici, si analizza il mercato, si gestisce il portafoglio. Quindi chi ha realmente voglia di stare in un ambiente sereno, un ambiente di pari, un ambiente dove si investe in accordo con la volontà del mercato, signori, il circolo è per voi. Tutti coloro che ancora un po' devono trovare la propria quadra, che non lo so, ma non. Perché non sarò io a convincervi, cioè dovete essere voi a dire ok, vado al circolo. Allora, sì, chiaro, ho visto Stellantis, ma non è un gran momento per comprare Stellantis, eh. No, no, ma Sergio, infatti forse non mi hai ascoltato. Io ho detto che ora ho inquadrato il tuo caso. Non ho detto che tu la venderai. Ti ho detto che 9 persone su 10 in queste situazioni non vedono l'ora di chiudere in pareggio e di mollare la borsa. Perché hanno seguito persone che gli hanno detto: sì, tu compra quando tutto scende, e poi sono rimaste infognate per 6-7 anni in perdita. Però non basta, ce ne abbiamo già parlato fin troppo. Ok, Carlo, accetti cripto? No, cripto assolutamente no. Non, anche se potessi, non lo farei. Ci sono le tasse ora, è chiaro. Chi non paga le tasse, tutti pagano le tasse. Va bene, andiamo sui purgatori, dai, che c'è qualcosa, dice Roberto, c'è qualcosa di molto interessante. Comunque ringrazio tutti voi che siete rimasti stoici fino alle 8 meno 10, quindi va bene così.
Allora, purgatori, diciamo un po' tricky, un po' scarichi in questo momento, in questo periodo, perché comunque è una fase transitoria, no? Penso vi staresti conto che maggio e aprile sono stati un attimino più volatili, no? Degli ultimi mesi. Quindi, San Lorenzo, come ho detto in apertura, la tengo ancora sott'occhio. Qui voglio realmente un segnale di forza importante, oltre alle barriere, oltre dei massimi, perché in questa fase continua a esserci un po' di volatilità. È vero che il titolo ha staccato la cedola, è vero tutto quanto, però è anche vero che sono 3 mesi che non riesce a fare l'uovo. Quindi, con un nuovo impulso, oltre 47, San Lorenzo entra in portafoglio. Qui, in questa fase, io non ci voglio essere. Altro titolo molto interessante è Anima Holding. Io sono particolarmente sbilanciato sul segmento bancario, settore finanziario, quindi lo tengo d'occhio, anche il trimestrale, parecchio interessante, però non ho alcuna fretta, diciamo, di investire in questo fine mese. Diciamo che Danieli era quasi come dire, era dovuto l'investimento su Danieli, perché comunque oltre i purgatori, signori, esistono anche le quarantine, no? Dove ci sono i titoli sui quali ho già investito, li vendo, poi ogni tanto me li vado a rivedere, perché sui titoli sui quali si è già investiti è molto più probabile che ritorni una forza. Quindi, prima di andare alla ricerca ossessionata di altre occasioni di investimento, faccio sempre un bel ripasso sulle posizioni che ho già avuto in portafoglio, e sul trimestrale e sul mensile, e lì spesso e volentieri trovo. Ma ad esempio l'automatica sul trimestrale, signori, e sul mensile, pardon, doppie dosi, occhio. Tipo l'automatica potrei metterla in purgatorio. Sì. Però anche qui, purgatori sono, diciamo, dei desk dove le azioni decantano. Non è che tutti i titoli che entrano in purgatorio per forza poi entrano in portafoglio, va bene? Vediamo il trimestrale. Valsoia, parecchio interessante, molto, un po' sottile per i miei gusti, però molto interessante sul trimestrale. Guardate qui, sta cercando di compiere un movimento convesso, c'è una bella barriera in questo intorno. Diciamo, quello che mi interessa di Valsoia è che il titolo ha mantenuto il supporto a 9 euro. Ora, dinanzi a un segnale di forza oltre 10, potrebbe entrare in portafoglio, ma qui andrei comunque con un capitale molto molto più conservativo, perché il titolo strutturalmente comunque è carino, però non è una mia primissima scelta. Mentre, come ha detto Daniele prima, di Asorin, Daniele, di Asorin alcuni miei clienti ce l'hanno già in portafoglio. Quando dico alcuni miei clienti, signori, io non gestisco minimamente i soldi di nessuno, okay? Cioè, non sono autorizzato a farlo e neanche lo voglio fare. Semplicemente qui nel circolo vede come io investo e in maniera totalmente autonoma, discrezionale, decide se investire come investo io oppure stare semplicemente ad osservare. È normale che io, investendo per me, ho tutta la, come dire, ho tutta la convenienza di investire bene. Okay? Però io investo prima per me, perché ha voglia di starmi ad ascoltare. TXT Solution, parecchio interessante, però se proprio devo sbilanciarmi, signori, occhio Digital Value. Questo è un titolo che tengo particolarmente d'occhio. Sono scattati gli alert, o meglio, non si vedono gli alert, però 68 e 50, 68 e 20 è un livello molto importante per una serie di motivazioni. Massimo di queste doppie dosi, corpo centrale, questa piccola doji qui, quindi Digital Value, vedremo, vedremo. Chi entrerà nel circolo vedrà come investiremo su questo titolo. Ovviamente, prima di salutarvi, ripeto, sui titoli che io ho già in portafoglio è normale che c'è ancora forza, e quindi potrebbe essere possibile entrare in posizione, però, ripeto, vanno comunque valutati caso per caso, e di certo non lo faccio adesso perché sono cotto, ok? Carlo dice: Sergio, non pensa che dopo 30 anni la coca di Buffett sia già scaduta? No, stai tranquillo, Carlo.
Allora, Claudio, va bene? Va bene, va bene. Va bene. Ciao Claudio, ci vediamo. Io purtroppo se mi rivedo solo il nome di alcuni di voi, quindi ci sono persone che magari, più persone con lo stesso nome. Ciao, ciao Marco, buona serata. Allora, sì, Roberto, allora è proprio questo il discorso. Diasorin ha rotto la barriera, ha rotto la fase di congestione in dosi. Io ho effettuato una decisione di non entrare in posizione su Diasorin. Vorrei vederla più forte, ok? Cioè, Diasorin l'ho seguita. Allora, il livello chiave di ingresso di Diasorin, signore, è sotto i 100 euro. Il livello chiave di ingresso di Diasorin è sotto i 100 euro. Diasorin dovrebbe essere sul mensile comunque, però il trimestrale è interessante uguale. Vediamo il mensile. Allora, sul mensile il livello chiave era qui, 98, ok? Io ho voluto aspettare i 100. Ho visto che è arrivata a 102-103, Diasorin si è bloccata. Allora, dopo una dinamica del genere in compressione, io mi aspetto un'esplosione. Cioè, non dico che Diasorin deve arrivare a 115 in 2 giorni, ma quasi. Allora, il fatto che il titolo abbia rotto una fase di lateralità che durava da 6 mesi, che abbia cercato di invertire una tendenza ribassista che durava da 2 anni e non l'abbia fatto con una forza veramente disarmante, mi ha un attimo insospettito. Quindi comunque Diasorin rimane in osservazione, rimane in purgatorio. Sul trimestrale, come vi ho detto poc'anzi, c'è anche questa bella doji che potrebbe fare da cornice a un ingresso nel terzo trimestre 2024 dopo dinanzi a una rottura di area 105 netta. Quindi, cosa voglio dirvi? Chi è in posizione su Diasorin non ha sbagliato nulla. Io ho deciso, ho scelto di non entrare in posizione adesso perché voglio qualche conferma in più. Chi è su Diasorin già in posizione sul mensile, signori, stop grafico naturale a 90 euro giù di lì. Chi non è in posizione può fare il predisperi se magari aspettare una candela verde sul trimestrale, a gestirla qui dove è molto più chiara, oppure l'unico segnale di forza disarmante è vedere gli Asorin andare oltre i 105. Questo per come personalmente la vedo io. Chiara, non so se ci sia. Ah, c'è anche un Q&A. Allora, buona partita. Sì, fra un po' vado. Chiara, ti dicevo su Stellantis, non è che sia proprio il massimo, eh. Ora qui, perché si è entrato su Stellantis dopo una doge, una candela rossa? Cioè, o meglio, perché si è entrato su Stellantis adesso e magari non l'hai fatto da luglio a marzo di quest'anno, quando magari il titolo era in tendenza? Occhio, occhio. Stellantis io ce l'ho in portafoglio perché ce l'ho sull'annuale, ma se l'avessi sul mensile, se l'avessi avuta sul mensile già me ne sarei disfatto. Ok. Vabbè ragazzi, se volete potete scambiarvi i vostri contatti, poi continuate la discussione al di fuori di questo spazio, qui c'è un po' di... Sì, fondamentalmente sono d'accordo con Mario M, con Mario Vambretti, la gente si riempie la bocca troppo facilmente di Warren Buffett, non considerando che Warren Buffett investe spesso e volentieri sulle aziende per le quali detiene importanti pacchetti azionari, né magari anche nel membro del Consiglio di amministrazione, e quindi signori, sa cose che magari su Yahoo Finance non proprio si possono trovare, ok? Comunque, rispetto l'opinione e la libertà di pensiero di chiunque, però penso che si possa investire bene anche senza tirare sempre in ballo Warren Buffett, ecco. Va bene? Hidalgo.
Che piacere ritrovarti. Signori, suonano le campane qui della Chiesa Madre, direi che possiamo salutarci qui. E vi ringrazio per essere stati qui con me, numerosi, questa sera. Ringrazio anche tutti coloro che sono rimasti fino alla fine. Quindi significa che la cosa vi interessa, cioè insomma, mi interessa capire un po' come investo. Se volete farlo una volta al mese, una volta a settimana, da qui fino a fine anno, entrate nel circolo, io sarò ben lieto di accogliervi, ma prima dovete comunque passare da Federica. Signori, è stato un piacere, un abbraccione, e mi raccomando, badate al prezzo. L'unico fattore che mi farà perdere o guadagnare investendo in borsa. Stefania, c'eri anche tu. Ciao, ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie per l'attenzione e vi auguro una splendida serata.